Buongiorno a tutti dalla salamandica.com, un sito tutta la magia, io sono Max e oggi volevo farvi un riassunto di una tecnica che ha mostrato Daniel Madison sul suo canale YouTube. Se volete perdere un po' di tempo o comunque scendere in approfondimenti che io non andrò a prendere in esame in questo video, vi lascio il link in descrizione, anche perché comunque i suoi video sono veramente molto molto belli dal punto di vista di editing, di impatto visuale, di musiche, chiunque glieli faccia è veramente molto bravo. La tecnica da lui inventata, Mad Switch, è secondo me semplice, geniale, visuale. Ora ve la vado a mostrare. Si esegue con due carte, una e due carte semplicemente. Da una parte abbiamo una jack, dall'altra parte abbiamo un 2. Semplice, semplice. Ora, se si prende il jack, lo si mette qua, ok? E si schioccano le dita, il jack diventa un 2, il 2 diventa un jack. Il tutto rapido e controllabile. Molto bello, ma passiamo al tutorial rapidamente per non arrivare anche noi a mezz'ora di spiegazione. Allora, voilà, un doppione di una carta qualsiasi. Nello specifico io ho preso le carte Visa e che già comprendono un bel doppione di due di cuori. Nello specifico vanno sistemate in questa maniera, 1, 2, 3, e vanno mostrate in maniera da nascondere un doppione sotto la carta differente. La cosa più semplice è sfilare la carta tenendo il popastrello sopra in maniera tale che queste due non si vadano a separare, mostrarle, unirle, mostrarle di dorso, riunirle di nuovo. Nel momento in cui le vai a sommare le une alle altre, semplicemente prendi la carta che sta sopra, che noi sappiamo essere ovviamente il doppione del 2, lo metti sul tavolo. A questo punto mostri questa carta per dare la sensazione effettivamente anche psicologica che per esclusione questo sia il jack che si trovava dietro il 2 pochi istanti fa. Lo si va a mostrare e nel momento in cui vai a mostrare la carta che sta qua, questa va a coprirsi, si mostra che questo è cambiato e si approfitta di questo momento ovviamente di forte distrazione della gente che la cui concentrazione sarà sulla carta che ha appena cambiato, era un jack e cambiato in un 2, per sganciare in grembo la carta che sta davanti. Dunque il secondo 2 va giù e puoi girare liberamente il secondo jack. Bellissimo, semplice, geniale. Dunque, ringraziamo Daniel Madison per questa piccola perla. Vi aspetto numerosi sul mio sito di vendita online giochi di prestigio. Abbiamo mazzi di carte anche molto rari, libri, DVD, attrezzatura. Potete trovare un po' di tutto sulla salamandica.com. Vi lascio anche di quello ovviamente il link in descrizione. Per cui un saluto a tutti, un ringraziamento. Ciao e alla prossima.